Da 14 anni il cinema Storia è chiuso al pubblico. Eppure, passando davanti a questo stabile, non c'è chi non si chieda che cosa potrebbe diventare questo luogo, restituito alla cittadinanza. Un cinema in cui, per il tempo di un film o per un'assemblea di istituto, chiunque ha un ricordo che lo lega profondamente a questo luogo. Con il progetto partecipativo Ritorno alla Storia, il Comune di Rimini, insieme ad alcuni partner, tra cui l'Associazione Il Palloncino Rosso, si pone la questione di cosa fare di un luogo fortemente iconico della città. Il processo partecipativo, con cui la cittadinanza viene coinvolta, si compone di tre fasi. La prima è una fase di ascolto, che è una fase che stiamo già affrontando, accogliendo i bisogni, i desideri, le idee che la cittadinanza riesce ad accendere su questo luogo. Questa fase sarà in qualche modo aiutata anche da un questionario online che potete trovare sulla pagina Facebook Ritorno alla Storia. La fase di raccolta invece sarà una fase di coprogettazione con la cittadinanza nell'ambito di alcuni tavoli di lavoro che si svolgeranno proprio qui presso l'ex Cinema Storia. E poi infine, da quello che verrà fuori da questi laboratori partecipati, verranno le attività. Sarà possibile nell'ambito di questi mesi, da qui a dicembre 2022, poter partecipare a degli eventi che verranno progettati, programmati in corso d'opera. Il calendario di questi eventi ovviamente sarà un calendario condiviso con la cittadinanza sulla pagina Facebook Ritorno alla Storia e sui canali social del Comune di Rimini. Se avete un ricordo legato all'ex Cinema Storia da lasciare, scrivete a progettostoria@ilpalloncinorosso.it per scrivere insieme il finale di questa nuova storia.